Buonasera a tutti, benvenuti, ben ritrovati alla quinta edizione di Ariel a Castello, Festival d'Annunziano a cura del Comune di Casoli, assessorato alla cultura. Iniziamo con il consueto incontro con l'autore e a seguire alle ore 21 avremo il concerto a cura delle le officine Campus. Si esibiranno per noi Fabio Armigliato al canto, Alexander Romanowski al piano e Miriam Prandi al violoncello. Vittoria Iacovella è giornalista televisiva e autrice. Nel 2005 è uscito il suo primo libro per ragazzi, Islam da vicino, edito da Anna. E così decise di trasferirsi per qualche mese a Damasco, in Siria, dove ha approfondito l'arabo. Ha lavorato a Greenpeace, con Rai News e per la Repubblica, vincendo l'ambito premio Ilaria Alpi. Attualmente è inviata per La Sette e autrice per documentari su Discovery Channel. Anche se in realtà poi ho cambiato, sono su Rai 3. Signori, Vittoria Iacovella, che è l'autrice di I rompiscatole, storie di giovani eroi senza mantello, edito da Aristaglia. Conduce la professoressa Antonella Di Cola. Do anche il benvenuto, il mio saluto al pubblico. Dico immediatamente di essere emozionata, molto più delle altre volte, ancora le poche volte che ho avuto l'occasione di essere su un palco a parlare. E sono emozionata perché non è facile per me presentare questa sera questo libro. Un libro che apparentemente è per ragazzi, dico apparentemente, perché nella lettura scopriamo che e forse per noi adulti. Vorrei dire, non svelerò, ma posso dire, la dottoressa Vittoria me lo concederà, dico brevissimamente un po' il contenuto, le mie impressioni, e poi ci diamo la parola con qualche domanda che vuole anche stimolare, qualche risposta che probabilmente non possiamo trovare in maniera molto palese, espressa. Allora, il libro lo si legge di un fiato. La scrittura è nitida, perfettamente dominata da un sentimento di empatia, di partecipazione, ma anche di emozione, e da emozione. Certamente, come diceva anche prima la nostra Federica, è un libro per ragazzi e fa seguito all'Islam da vicino, edito dalla edizione Danna nel 2005. È una pubblicazione che potrebbe in un primo momento, ecco, con il titolo, già presentarsi in maniera dirompente. È un linguaggio comunque molto dei giovani e quindi noi l'accettiamo in maniera così molto simpatica, ma non ha l'accezione che noi possiamo dare, perché questo termine non è stato usato per indicare quella persona che c'è un po' indigesta, se vogliamo usare questo, un po' questa terminologia eufemistica, ma è tutto il contrario, perché i rompiscatoli sono degli eroi e le scatole sono delle gabbie. Noi siamo ingabbiati molto dalla società, da pregiudizi, da condizioni, e dobbiamo tante volte, vorremmo rompere anche noi queste scatole, e non possiamo sempre. Sono storie di eroi senza mantello, ed è questa poi la prima domanda che vorrei chiedere. Mi permetto di chiamarti Vittoria, con molta, perché ci siamo sentiti prima, abbiamo notato un'affinità, forse di sentire. Una bella affinità sin da subito. Sì, questo mi ha fatto tanto piacere. Basti sapere che mentre passavo con la macchina, io l'ho vista, ho detto, è lei, io non la conoscevo, per dire, insomma, certe cose si sentono a pelle. Allora, sottotitolo le storie di eroi senza mantello, poi vediamo un pochino, Vittoria ci spiegherà questo senso appunto particolare che ha voluto dare. Vi dicevo che leggere un libro per ragazzi alla nostra età, e non è un'età certamente giovanissima, ha qualcosa di sorprendente. Dirò brevissimamente che sono delle storie, 10 per l'esattezza, ambientate in stati diversi, culture diverse, etnie diverse, così lontane dalle nostre, forse così difficili anche da comprendere e da capire. Diciamo storie,
ma sono storie vere, vissute sulla pelle dei ragazzi, che l'autrice ben definisce eroi, e poi ce lo dirà lei stessa, perché non vorrei togliere troppo la parola. Io a volte, purtroppo la mia deformazione, posso parlare anche troppo, però devo cedere molto, perché sentirla parlare è un effetto emozionante, come le sue pagine. Di queste volevo fare solo un piccolo paragone. Le storie, di queste storie, delle storie nel senso ampio, così consueto del termine, ne hanno tutto il fascino, ma sono storie lontane da quelle che ci raccontavano noi quando eravamo piccoli, perché quelle erano fantasia. Ma io ho notato delle somiglianze che sono anche impressionanti. Quelle storie erano popolate di orchi, di malefici personaggi, ma c'erano anche le fate buone, c'era anche il lieto finale. Io questo l'ho riscontrato, perché le storie delle nostre e i racconti di noi bambini di qualche generazione fa si sono concretizzate in storie vere, dove esistono, ahimè, ancora gli orchi. E sono gli orchi delle meschinità umane, dei bisogni disperati della sopravvivenza, delle violenze, delle cattiverie, a cui le buone fatine hanno saputo opporsi. E sono le fatine degli incontri, di affetti sinceri, di persone vere, di incontri che hanno cambiato la vita dei protagonisti. E c'è il lieto finale, per fortuna, per tutti. Qualche altra piccola notazione, poi cedo subito la parola. Delle storie anche hanno uno scenario aperto, uno scenario vasto di tutto il mondo, i deserti, i profumi del mondo orientale. Sappiamo che Vittoria è stata a Damasco e per questo nutro un sentimento che è una città che ha un fascino particolare. Le metropoli americane, le brughiere dell'Europa, gli oceani, il respiro del mare. È un caleidoscopio descritto con la limpida purezza del linguaggio tipico di chi si rivolge ai giovanissimi con intelligente delicatezza. È una penna che sa parlare la lingua dei ragazzi, e per farlo, credo di capire, è difficile. Parlare ai cuori dei ragazzi con una semplicità ed una profondità non è facile. Saper avvincerli, trattenerli, farli sognare. E mi fermo qui, non voglio aggiungere altro perché vedo dallo sguardo. No, continui, ma è così. Va bene. Allora, no, la prima domanda è molto semplice, anche per informare un pochino il pubblico che, di queste storie vere, ci siamo dati del tu, mi permetto sì, di continuare, è vero, continuiamo per cortesia, a darci del tu. Altrimenti rientriamo un po' nei ruoli formali. Allora, voglio cedere subito la parola perché sia lei a darvi questo affresco di tale caleidoscopio di storie vere e di forse di commentare, di dirci, e forse questa è una domanda un pochino così, potrebbe non starci come si suol dire, ma quella che più l'ha impressionata, perché alcune sono dei pugni allo stomaco. Io ne vorrei fare il riassunto di tutti, ma non posso parlare io, perché abbiamo l'autrice, quindi lei che ha intervistato queste persone, che è entrata in empatia, perché si deve entrare nel cuore degli altri, se si vuole esprimere il vero. E lei è riuscita, è entrata nel cuore di questi giovanissimi. Quindi Vittoria, a te adesso la parola per presentare, poi ti chiederò tante altre cose. Allora, grazie. Dunque, per raccontarvi l'approccio che ho avuto a queste storie, vi dico come è nato il libro, forse è la cosa più semplice. La casa editrice mi ha chiamata dicendo: portaci un progetto, un'idea, ci farebbe piacere che tu diventassi una nostra autrice per ragazzi. E allora io, avendo dei figli, la prima cosa che ho fatto è stato chiedere consiglio a loro, ovviamente.
E quindi ho fatto delle proposte ai miei figli che mi hanno smontata senza pietà, con la stessa tenacia con cui smontano il modo in cui mi vesto. No, mamma, queste cose tipo... Adesso tralascio gli argomenti che io reputavo interessantissimi e mia figlia mi fa: queste sono le tipiche cose che quelli della tua età pensano che interessino a quelli della mia età. Quindi va bene, ho capito. Detto questo, allora, che cosa vi interessa? E Maya, la più grande, mi ha detto: beh, una cosa su come sopravvivere alla vita. Saperlo. Su come, sull'amore, sull'amicizia, ma anche su se stessi, sulle sfide, però anche sulla vita. Ah. E va bene, ho detto: adesso ci penso. E poi, in realtà, ci ho pensato veramente. E ho pensato che nel mio lavoro... Io sono veramente fortunata, conosco tantissima gente, racconto tante storie. E ai tempi facevo la cronaca per la 7, dove sono stata 4-5 anni, non mi ricordo neanche più quanto. E ad esempio avevo intervistato Syed, che è uno di questi racconti. Syed è un ragazzino, è partito come minore straniero non accompagnato dall'Afghanistan e venuto in Italia. E l'ho conosciuto perché lui lavorava salvando ragazzini. Ora a Roma, minori stranieri non accompagnati. E dopo aver fatto il servizio per la 7, poi l'hanno ospitato anche in studio all'Area che Tira, io gli ho chiesto: Sed, mi devi fare una gentilezza, se una volta che hai tempo vai in classe di mia figlia e racconta la tua storia, perché sei così bravo. È una storia che dire rocambolesca è dire poco, è proprio avventurosissima. Poi e lui, insomma, ha parlato, è un amico di mia figlia, si è avvicinato e gli ha detto: non avrei mai immaginato di conoscere dal vivo un eroe, un supereroe. No, ha detto: un supereroe. E se Ayad gli ha risposto: vedi, non sono un supereroe, non ho il mantello, se casco mi faccio male come te, e ero un bambino esattamente come te. E quindi da qui capite come è nato il sottotitolo e come è nata anche la vocazione di questo libro. E poi lì piano piano, io ho sempre amato collezionare per me stessa, perché poi si vendono fra virgolette molto poco le buone notizie, le storie ispiranti, storie che potessero ispirare gli altri a un cambiamento positivo. E adesso sono fortunatissima perché lavoro a Rai 3 per un programma meraviglioso che si chiama Che ci faccio qui, di Domenico Iannacone, e facciamo quello, raccontiamo storie che possano ispirare gli altri. E quindi in realtà piano piano mi sono avvicinata verso quello che più mi faceva star bene e in realtà forse anche meglio sapevo fare. Però ecco, queste storie sono di 5 maschi e 5 femmine e io le ho scelte un po' come vedo il mondo, perché poi alla fine io mi sento una persona di questo mondo, non mi sento solo italiana o solo nativa di Guardia Grele o solo residente di Roma, solo... Il mondo mi piace perché è un luogo meraviglioso da scoprire e quindi questo caleidoscopio è quello che io amo restituire anche ai miei figli. E ho avuto un angelo custode in questa, anch'io, no? Come ogni persona che si addentra in un'avventura del genere, che ho voluto fortemente, ed è una psicoterapeuta dell'età evolutiva. A parte la mia personale, no, un'altra, però, perché tutti dobbiamo fare un viaggio, perché io ve lo dico senza nessun timore di sembrare meno professionale, ma io facendo la cronaca nera, lavorando tanto, come pensate che possa una persona mantenere la salute mentale dopo aver visto le cose più orribili? Solo avendo cura della propria salute mentale, io penso. E così, avendo grande stima appunto della psicoterapia, Magda Di Renzo, che trovate nella prima ristampa, poi in altre ristampe l'abbiamo messa dentro, io le ho chiesto: guarda, io sto andando a toccare corde veramente delicate, mettimi una mano sulla testa e dimmi cosa ne pensi. E quindi magari le portavo i racconti, come si fa in brainstorming in una riunione di redazione, diciamo questo che parla di questo e quest'altro, così colà. E c'è anche la storia che io... con la quale, verso la quale io avevo forse più resistenze, no, che in realtà non è Carla, ma è Aurora. Quella è anche forte. Aurora, cioè, allora, scriviamo un libro di ragazzi, adolescenti prevalentemente, ragazzine e ragazzi, rivolto a adolescenti, e ci parliamo anche di suicidio.
È una cosa veramente dura, per me è stato durissimo affrontare un tema del genere. Ma questa professoressa, quando gliel'ho raccontato, io avevo letto due righe su Aurora, perché era stata premiata da Presidente della Repubblica, e poi per aver salvato un suo amico, averlo convinto a non suicidarsi. Punto, solo questo sapevo, però mi sentivo attratta. E lei mi ha presa e mi ha detto, Vittoria, trovala. Ho detto, non si trova, non so neanche se forse è il caso di farla, non è una cosa troppo dura. Lei, sì, la devi trovare, così. Va bene. Poi l'ho trovata, anche grazie, insomma, a persone che sono arrivate ad aiutarmi così, in modo quasi, non lo so, provvidenziale. Sì. Ed è stata un'intervista incredibile che mi ha letteralmente aperto il cuore in due, come si apre un melograno al sole. Sì. Crack. Che significa? Che questa era una ragazzina veramente rompiscatole, era una ragazzina presa in affido da una famiglia, una ragazzina che era stata abbandonata dal padre e poi anche dalla madre, lasciata in una casa famiglia, aveva subito violenze, botte, di tutto. E lei era la bambina, immaginate, una bambina che morde, una bambina che dà calci, una bambina che non vuole essere abbracciata da nessuno al mondo, che non vuole essere baciata, altrimenti si butta per terra e inizia a urlare come una posseduta. Questa era Aurora. E poi è diventata un'eroina, è diventata una persona capace di empatia. Era anche una persona che soffriva di un grave disturbo, che è quello della dissociazione. Non so, sapete, le persone traumatizzate hanno questa difesa, fra virgolette, che è quella di il mio corpo è qui, la mia anima vola altrove mentre mi accade qualcosa di orribile. E poi lo continuano a reiterare, a ripetere, anche quando non è il caso. Su quel tetto. E su quel tetto lei ha rinunciato alla dissociazione, perché lei è rientrata in contatto con se stessa ed è stata in grado di salvare il suo amico grazie all'empatia, che è il contrario della dissociazione, perché lei ha dovuto rinunciare al suo paracadute, e mentre lui era lì con le gambe che penzolavano e stava per buttare giù anche lei a un certo punto, vero, non, vi assicuro che se leggerete la storia è tutto vero, c'è la parte onirica, ecco, che un po' io ho romanzato in accordo con lei, però ecco, la lupa. Sì, 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 infatti la mamma ai 18 anni le ha regalato Donne che corrono coi lupi, a proposito di archetipi, di favole, di storie, ecco. E lei mi rispondeva a monosillabi, io questi li ho intervistati tutti quanti, quindi inizio questa intervista, sì, no, insomma, andiamo bene, se facciamo così sono spacciata, non la porto a casa, come si dice in gergo giornalistico. E invece a un certo punto, beh, non so, se sapete, io vengo da Guardia Grele, che è un paesino, che è un paese che ben conoscete, che ha un alto tasso di suicidi. E tutti a Guardia Grele sono un po' dei sopravvissuti, tutti hanno un amico, un parente, un qualcuno che ha fatto questa cosa brutta, purtroppo. E purtroppo anch'io ho un amico che ha fatto questa cosa. E io ho detto, sai Aurora, io avrei voluto essere, voglio raccontare te perché avrei tanto voluto essere te. Come gli ho detto questa cosa? Io non so che cosa è successo, ma si è aperta, fu. E ha iniziato un fiume a raccontare cose. C'era la mamma lì accanto, fra l'altro, che neanche la mamma aveva, che non aveva mai detto in modo così esplicito, neanche la madre. È iniziato un dialogo tale per cui poi io ho finito questa intervista che ero sudata dalla punta dei capelli alla punta dei piedi. Ho chiuso che ci siamo salutati, mi sono fatta una doccia piangendo, e poi è venuto fuori quello che è venuto. Ed è qualcosa di importante, lo è stato per lei, lo è stato per me, e se è emozionante non è per un artificio stilistico, è proprio perché è la storia che è così, è perché è qualcosa di grandioso in sé. Io sono stata solo la mediatrice, diciamo, un canale che ha portato, però queste storie, è vero, sono commoventi, ma non sono commoventi perché io le ho scritte in modo da far commuovere la gente, ecco, perché sono tali e sono davvero state forti anche per me. E che altro dire? Ci sono dentro del, ecco, c'è dentro un'istruzione per l'uso e misure di sicurezza al quale tengo moltissimo. Tra queste istruzioni per l'uso, ovviamente, c'è ricavatevi un momento per voi, e lo dico ai grandi come ai ragazzi, perché ormai è un lusso avere un momento per noi stessi.
di solitudine. La solitudine è un gran lusso, la concentrazione è un lusso, e anche un altro lusso che i ragazzini mi hanno fatto capire che amavano molto, ed è: spegnete il pulsante del giudizio. Non è un videogioco, non è un film in cui i buoni e i cattivi sono tali sin dall'inizio. Spegnete il pulsante del giudizio, perché io lo dicevo perché innanzitutto fa bene a noi quando spegniamo il giudizio, ma io ci tenevo per i ragazzi che mi avevano messo in mano la loro storia. Io a questi ragazzi ho chiesto: raccontatemi i vostri difetti, raccontatemi i vostri errori, perché io volevo fare un'epica al contrario, no? Achille partendo dal tallone, e questo è il rompiscatole. Quindi loro sono stati davvero generosi, perché mettiti davanti a una persona più grande, a una giornalista che scrive un libro che poi resta, e raccontagli i tuoi difetti. Cioè, sono stati... Cioè, poi ognuno a modo suo, secondo la propria cultura, no? Anche il rapporto con i propri difetti è diverso da famiglia a famiglia, da persona, ma anche da cultura a cultura. C'è la ragazzina cinese che mi fa: dovrei smettere di procrastinare. Io l'ho guardata da piccola manager. Sembra uno di quei libri che leggono, quelli che leggono il management, no? Smettere di procrastinare. Ho detto: vabbè, poi... Per capirci, insomma. E poi è venuto fuori tutto quello che è venuto anche da lei: il bullismo subito, la paura di essere una sfigata sostanzialmente, nonostante tutte queste performance, la paura di dover sempre rispettare uno standard di performance, che è anche una cosa che i nostri figli purtroppo subiscono, perché la nostra è una società così. Ecco, io volevo fare un libro antinarcisista. Io volevo fare questo. In un'epoca in cui pretendiamo da noi di essere tante volte, purtroppo, perché la società che ce lo chiede, pretendiamo la perfezione, in un'epoca in cui i genitori vedono nei figli la proiezione di se stessi, e quindi vanno lì quando vai da un professore e il professore ti dice che tuo figlio non è il massimo, sei tu che non sei il massimo, tanto, per questo si arrabbiano, no? Allora dire: no ragazzi, si può essere imperfetti e fare cose magnifiche. Perché poi i ragazzini di oggi, io li vedo, appena sbagliano una cosa si deprimono, si demoliscono, pensano: non farò mai niente, ho fatto questo errore. Posso chiederti, scusa se ti interrompo, ma come si diventa eroi? Noi che insomma più o meno conosciamo gli eroi delle antichità, e hai fatto un opportuno riferimento prima ad Achille, perché è il prototipo della nostra cultura occidentale dell'eroismo, col suo tallone che è simbolo della fragilità umana, ma poi con tutta la sua forza di dimostrare la capacità di abbattere il nemico. I nostri giovani, riflettevo, sono fortunati fino a un certo punto, perché sono costretti davvero a rompere le catene che forse noi adulti abbiamo costruito per loro. Che cosa hai avvertito in questi giovani perché sono diventati così eroi, perché hanno dato il meglio? Tu metti molto in luce la loro perseveranza, la pazienza, la forza di cambiare, di migliorare, ma tu pensi che la nostra generazione possa produrre tanti più eroi di questo tipo? O pensi che progredendo le cose, ecco, vediamo in quest'estate purtroppo giovani che sono saliti non agli onori dell'altare, agli orrori per le aberranti azioni che loro compiono. Come si fa a reindirizzare i nostri giovani a un eroismo positivo? Perché sono tutti, molti sono eroi anche del male, questo ce lo dobbiamo anche dire. Gli eroi del male ci sono, ci saranno sempre, stanno lì. Il problema sono i rassegnati, il problema sono i depressi. Il problema sono tanto le cose andranno così e così va. Il problema sono i silenziosi. E come possiamo scuoterli? Non è facile, allora, la mia domanda, non è facile la risposta. Allora, questi si sono scossi, li ha scossi la vita, li ha scossi il tallone stesso. Per questo io dico: facciamo un'epica al contrario. Non diciamo Achille è un eroe nonostante il suo tallone, ma Achille è tale perché aveva il tallone, e il tallone è stata la sua opportunità.
E quindi loro che cosa sono? Sono persone che davanti a un problema gravissimo, a qualcosa che non tornava, a un certo punto si sono inventate una soluzione. Ma non sono isole. E allora ecco la risposta a quello che mi chiedi tu. Se leggiamo queste storie, ci sono delle persone che ovviamente ci sono persone che hanno contribuito ad affossarli, no? O anche semplicemente la sorte, a volte, anche la natura. E persone che a un certo punto della vita di questi ragazzi hanno contribuito, invece hanno detto quella parola che andava detta, hanno dato quel sostegno che di cui c'era bisogno, ecco il sostegno, io penso solo a questo. Il sostegno nonostante tutto, il sostegno nonostante difetti, limiti, tutto, credere che quei ragazzi possano davvero cambiare il mondo. Io ci credo onestamente. Ci crediamo tutti perché loro sono la speranza, insomma, sono il futuro. Ho colto nelle pieghe delle queste meravigliose storie, ho colto in 8 di loro, ti posso anche dire il numero, la presenza della famiglia, che è stata molto rassicurante, ha dato fiducia, ha dato amore. È sempre un po' storsarella, un po'. Vabbè, con tutti i limiti anche delle famiglie di giorno, esatto. Però comunque sono ragazzi che hanno avuto anche delle certezze, eccetto le ultime due che dicevamo essere un po' più dolorose come storie, ma se prendiamo anche quella l'apertura, non vogliamo adesso dire tutte le storie perché poi vi toglieremo un po' il piacere, la gioia, il diletto e la riflessione poi conseguente che tutti dobbiamo operare su questo testo, che è molto, ripeto, per noi adulti, ma genitori che sostengono le figli che non sono down, usiamo tranquillamente questa parola, e che sanno credere. Guardate che è stata fortissima anche questa espressione che ho letto quando i genitori, di fronte a una frase del dottore che ha detto: vostro figlio è un fiore che non sboccerà mai. Frase vera, storicamente, cioè, gli ha detto veramente questa cosa. Tremenda, io ho ancora i brividi mentre la sto pronunciando. È stato insignito dal presidente Mattarella perché, nonostante tutto, certamente rimanendo i limiti di quella che è la materia, ha salvato una vita. Ha salvato Valerio, questo ragazzo down, ha salvato una ragazzina che stava annegando. Certo. Ed è, però il racconto è come arriva a fare una cosa del genere. Sì, come arriva a ecco, io mi sono presa l'unica licenza poetica di far crollare lo scaffale di questo medico. Questo è stato molto piacevole, comunque è davanti, fatto, è davanti, gli ho fatto crollare tutti i suoi faldoni. Sì, andava fatto. Un'altra frase che mi ha colpito e voglio così condividerla con voi, e voglio soprattutto anche ringraziare di questa frase, è quella della conclusione, ma non perché stiamo concludendo, anche se purtroppo il tempo passa veloce, noi vorremmo dire tante tante cose. La frase finale: sii luce. Tremenda, noi dobbiamo essere luci. Guarda che forse loro ci sono riusciti, sì. Noi chissà, beh, almeno non siamo quelli che spengono la luce, almeno cerchiamo, sì, quantomeno di non spegnerle noi. Ma dirle ai ragazzi che leggeranno questo, insomma, il tuo libro, perché deve essere non letto, dovrebbe essere adottato nelle scuole, mi rivolgo anche sì, a Boyan, la manta dice non cercare la luce, non cercare, sì, tu, che è un po' anche una questione poi legata a un messaggio, che cosa cerchiamo noi in generale nel leader che deve cambiare il mondo. Poi per me dietro quella frase c'è tanta roba che ovviamente non potevo infilare qui dentro, però c'è anche l'impegno civile, perché poi Boyan, come anche Felix, Boyan è un ragazzino che ha inventato un macchinario per raccogliere la plastica nel mare, e quindi adesso c'è riuscito, è partita nella isola nel Pacifico di plastica, è partito, adesso sta raccogliendo tutta questa plastica, ce l'ha fatta, ha iniziato a 16 anni, e quindi in uno dei suoi momenti un pesce sott'acqua gli ha detto questa cosa: sì, non cercare la luce, sì, la luce, perché era buio. Ed è un po' anche uno svegliarsi alla politica, poi alla fine, perché lui fa una cosa importante come ambientalista. E Greta Thunberg che sta seguendo Greta un po', quello, ecco, sì. Alcuni racconti sono stati ambientati,
contratti sono di qualche anno fa, quindi tu non potevi ancora prevedere. Perché poi alla fine le farfalline cercano la luce, no? Tutte le falene tutte attorno a questo faro che sta lì, può essere un faro fittizio, ma quando decidi di essere tu stesso luce, sarai autentico per forza. È anche una presa di responsabilità importante verso il mondo, dire ai nostri figli, sii tu stesso la luce. Cioè, una volta mia figlia mi disse, mamma, io a 18 anni voterò e se non ci sarà un partito che mi piace, lo fonderò io. Ho detto, ho detto pure, ispirato a chi vuole, lo racconto un'altra volta. Incredibile. E ho detto, va bene, io ti voto. Quello che fa già solo per aver detto... Però adesso io non so se lei... Quando ha pronunciato questa frase era piccolina e faceva la seconda media, se magari si guasta, non lo sappiamo. Potrebbe essere. Però i ragazzi si guastano per tanti motivi, si guastano perché gli diciamo, vabbè, ma che ne sai tu? Ma stai zitta tu? Ma tu sei una femmina, ma tu sei una ragazzina, ma tu sei questo, ma tu sei quello, quello è, no? Diciamo, almeno cerchiamo di non diventare quelli che la luce la chiudono. Sulla tua domanda sul sostegno. Io, se ti va, vorrei leggere un pezzettino, perché almeno vi leggiamo qualcosa. Allora, che richiama anche il fatto dei personaggi che non sono tutti bianchi e tutti neri. Cioè, allora, una delle storie è quella di Louis Braille. Avete presente la scrittura per i non vedenti? Ecco, l'ha inventata un ragazzino di 12 anni. E un ragazzino di 12 anni che era veramente un disgraziato, un delinquente. Cioè, che ha fatto? Il padre era un sellaio e aveva tutti gli attrezzi per lavorare il pellame, per fare le selle. Lui, che era un monello, è andato a giocare con gli attrezzi del padre, mentre il padre non se era accorto, si è infilato per sbaglio, cercando di perforare una cosa, uno di questi uncini in un occhio. Poi è andata l'infezione anche all'altro e quindi è diventato cieco. Un ragazzino molto intelligente che voleva tantissimo leggere, una grande intelligenza, a un certo punto è diventato qualcosa da tenere in un angolo come una pianta, come un cucciolo inutile. Stiamo parlando della Francia subito dopo la rivoluzione. Ecco, la madre di Louis non gli è stata di gran sostegno, diciamo, lo accudiva, lo pettinava, lo curava, però lo lasciava lì come lo fai perché lo devi fare, c'è sto figlio handicappato, ma che cosa vuoi pretendere da lui? Il padre invece no, era quello che la voleva mandare alla scuola per non vedenti, eccetera. Questa madre nel racconto e nella realtà è un personaggio che ti fa venire un po' di amarezza. In realtà poi c'è un momento di svolta, un momento in cui lui va in crisi veramente, nonostante la sua tenacia, perché era proprio tosto, era proprio rompiscatole, perfetto nella propria biografia vera, però ha avuto un momento di crisi profonda, perché gli dicevano che era una sciocchezza questa scrittura che stava inventando, perché gli dicevano, insomma... E quindi adesso vi leggo un pezzettino che cosa è successo con questa madre. Allora, lui è tornato da questo istituto in Francia dove l'avevano messo. In realtà era un istituto che prendeva un sacco di fondi e finanziamenti e faceva ben poco per i non vedenti. Tornato per le vacanze a casa. Dopo pranzo, mentre tutti si rilassano, si dirige da solo al laboratorio del padre, il suo tormento e il suo rifugio. Si siede curvo al tavolo degli attrezzi e resta immobile. Le lacrime scendono dai suoi occhi bui senza che lui emetta un solo sospiro. Tutti questi sacrifici sono inutili. L'istituto è un luogo durissimo in cui vengono privati dell'identità. Sono tutti uguali, tutti degli handicappati, tolti come dei pesi alle proprie famiglie. La massima ambizione è quella di sopravvivere un po' meglio e non finire buttati a chiedere l'elemosina per strada in mezzo ai ratti. Nessun sogno vero è concesso loro. Il mondo è fatto per quelli che vedono e il loro mondo, quello dei ciechi, fatto di altri sensi, non interessa a nessuno. Tanto vale lasciar perdere tutto. Sobbalza, sente sulle sue spalle le mani della mamma. Lei che lo ha partorito sano e forte e se l'è ritrovato così. Lei, sempre precisa nel lavarlo e vestirlo, ma distante, come se avesse chiuso il cuore per non soffrire più. Luis, asciuga queste lacrime. Lo sai, io sono ignorante, non ho studiato perché non ho potuto e forse non avevo manco la testa per stare dietro a certe cose.
Il mio sogno era avere un bravo marito e dei bei figli. Non piangere, perché io ho dei bravi figli e tu, anche se non ci vedi, hai una testa che supera tutti. Mamma, io ti ho deluso, ti sentivo sempre lontana. No, non ero distante, Luis. Mi sentivo in colpa per non averti protetto dall'incidente che hai avuto. Eri piccolo, avrei dovuto tenerti accanto a me. Non puoi immaginare quanto possa essere il buio, il dolore di una madre. Ora però, quando ti guardo, penso che Dio da una parte toglie e da un'altra dà. Quindi adesso respira e vai avanti. Non ti manca niente. Ti dicono che sei un rompiscatole, va bene, rompi le scatole, anche a rischio di farti cacciare. Tu prendi questa tua idea e falla diventare vera, che si possa toccare. Luisa afferra il punteruolo, che tanti anni prima lo aveva accecato, e lì nessuno l'ha più usato. Stringe forte il manico, prende un foglio di carta spessa e inizia a tracciare. Un punto in alto a sinistra per la A, due punti uno accanto all'altro per la C, massimo 6 punti. Cambia solo la disposizione, semplice e veloce. La sua idea prende forza. È vero, ha usato il punteruolo che lo aveva accecato per inventare la scrittura. E adesso è sepolto nel Pantheon, il figlio di questo sellaio di campagna francese. È bellissimo. E, vabbè, come non si faceva, come si faceva a non raccontarlo? No, è stato se mi permette Vittoria, vorrei leggere anche io qualche cosa. Guerra siriana, si fugge. Yusra, la ragazza molto brava nel nuoto, è costretta a fuggire perché la situazione è insostenibile. I genitori hanno preso altra strada per arrivare, credo, no? Dopo. L'hanno mandato prima loro due, poi si sono ricongiunti, non so, in Germania, credo, non vorrei sbagliare, qualche luogo. Allora, bravissima nel nuoto, ma deve purtroppo vivere quello che sentiamo ogni giorno, cioè il tremendo viaggio per mare. È di un'attualità incredibile e ci sono dei risvolti che forse noi non riusciamo anche a capire come vivono queste persone sui gommoni. Se mi permette, forse salterò qualcosina proprio per motivi di tempo, perché non possiamo, è vero, non possiamo troppo andare oltre. Allora, leggo direttamente quando si imbarcano. Andrà tutto bene, inshallah, se Dio vuole. State immobili per non far imbarcare acqua, ammonisce il trafficante. C'è chi si fa il segno della croce e chi mormora i nomi islamici di Dio. Ciascuno stringe il suo piccolissimo bagaglio. Guardano avanti. Sono solo 45 minuti. Sono a Lesbo e quindi... No? Devono andare a Lesbo, scusami. Ma è tutto nero e l'altra costa non si vede. Da qui verso l'Europa, il mare... È quasi bello, si potrebbe quasi pensare di essere due ragazzine qualsiasi che partono per una vacanza di studio. A Yusra però il mare non piace, strano a dirsi per una nuotatrice, ma non le è mai piaciuto. Dalla piscina vedi il fondo chiaro, lì invece se guardi in giù ci sono gli abissi. Chissà quanti mostri, calamari giganti con tentacoli enormi. Dopo 15 minuti però il motore inizia a incepparsi. L'uomo che lo guida impreca. Tutti restano col fiato sospeso. Lui si innervosisce. Prova a riavviarlo. Un uomo grosso gli urla: lascia stare. Lascia fare, ma niente, il motore è bloccato. I bambini leggono il panico nel volto degli adulti e iniziano a piangere. Si attaccano al collo delle madri che si sbilanciano. Sta entrando acqua. Questo gommone non può star fermo o affonda, urla l'uomo nervoso. Lo scafista è una maschera di sudore e odio. Prende la valigia della donna più vicina e la scaraventa in mare. Buttate i bagagli, stiamo affondando.
tutto intorno è nero, sul cielo limpido Venere vibra piano. Puoi urlare quanto vuoi, ma lei non si muoverà. Gettano ogni loro avere in acqua, il motore non dà più segni di vita, ma il gommone ora è meno carico. A Yusra e Sara, le sorelle, restano solo la maglietta e i jeans che hanno addosso, neanche un paio di ciabattine. Tutti si danno da fare per buttare fuori l'acqua, ma sono immobili nel nulla. Un puntino che aspetta solo di essere inghiottito, una caramella per il mare. I bambini piangono, gli altri pregano. Scusate, ma è da commozione questo. Quasi nessuno sa nuotare. Erano 45 minuti, ne sono già passati 15. Siamo a solo mezz'ora di gommone dalla costa. Prova a rassicurarli Yusra. Dobbiamo fare qualcosa, non possiamo restare qui ad aspettare che il gommone si sgonfi. Chi sa nuotare, alzi la mano. A quel punto Yusra, Sara e due uomini prendono l'unica decisione possibile e si tuffano. Senza il loro peso la barchetta galleggia meglio, ma le onde sono fortissime. La farfalla ora è un puntino bianco in mezzo alla pece nera. Ma quanto vive una farfalla? Non si guarda attorno, non guarda in basso, muove i piedi veloce. Il calamaro gigante resterà a guardare le sue gambe che si muovono. Scusate, guardate le prospettive con cui, veramente è una scrittrice grande, Valeria, complimenti. Yusra nuota e spinge il gommone. I bambini urlano felici, la incitano, gli altri pregano che le forze le assistano. Le manca il fiato, l'acqua è gelata. I pantaloni gli si sono attaccati addosso e sono pesantissimi. Ma io ho 17 anni, non posso affogare. Sono una nuotatrice, sarebbe ridicolo. 30 minuti in gommone, 5 chilometri, 200 vasche in piscina. Roba da super atleti, roba da pallanuotisti. Ma si può fare, se il premio è sopravvivere, ma si può fare. Forse. A nuoto, spingendo, sono diventate 3 ore e mezza. Non potremo mai capire quale sia il nostro limite finché non lo varchiamo. E ogni volta che Yusra pensa che oltre non potrà andare, che è finita, c'è ancora un altro po' di fiato, un'altra spinta, un altro movimento della gamba. E l'ultimo, poi eccone un altro, da un'altra riserva di vita nascosta chissà dove. Nuota e spinge, guarda Sara trasfigurata dallo sforzo, dalla rabbia, e non la riconosce. È orribile, è un'estranea, è il suo specchio. Ora Yusra non sente più neanche il dolore, i crampi, il pianto di chi sta sul gommone. Sul fondo l'aspetta il calamaro gigante. Forse non sarà poi così orribile lasciarsi abbracciare da lui. Chiudere gli occhi, smettere di nuotare, di soffrire. È già dolce il pensiero, ma Yusra, ecco, salto un piccolo passaggio bellissimo, perché è un passaggio in cui ricorda la mamma che prepara il brodo, ricorda la sua casa, il sapore di Aleppo, l'olio. Ma Yusra si sveglia da questo quasi torpore. Ancora, ma cos'è stato? Ancora un'altra gambata, ma non è lei a muovere i piedi. È impossibile, ma invece succede. Il sole sorge, il gommone tocca la terra greca, Lesbo, sono tutti salvi. È uno solo uno stralcio delle emozioni, ma per leggerlo bisogna entrarci con l'anima, in punta di piedi, ma con la profondità che stiamo leggendo storie vere di anni attuali o recenti,
che meritano di essere rivissuti, capiti dalle piaghe interiori, perché solo allora possiamo capire la grandezza dell'uomo. E noi siamo uomini, dobbiamo esatto. essere tutti eroi. Grazie Valeria. Vittoria. Vittoria, grazie. Grazie infinite. Grazie. Ti lascio l'ultima parola per salutare il pubblico. E vi ringrazio davvero. Mi emoziono ogni volta. Poi quando pensate, uno entra nella vita, piano piano, nella vita di un'altra persona, facendosi quasi invadere e possedere da quella persona. Se qualcuno mi telefonava mentre scrivevo, mi dicevano: ma stavi dormendo? È un po' così, no? Poi finisci di scrivere e torni te stessa, e quando lo riascolti dici: ma veramente l'ho scritto io? Wow. Quindi non lo so se l'ho scritto io veramente, se è boh, una specie di spirito dei rompiscatole mi ha pervasa. Va bene, ti ringraziamo. Insomma, dobbiamo fare qualche domanda. Se avete domande, se avete curiosità, sì. Qualsiasi, sono assolutamente benvenute. Sì. Ciao Vittoria, grazie non solo per essere venuta qui, ma anche perché tu hai risolto la mia domanda che mi faccio da circa un anno, nel senso che io da circa un anno, come te, anche per ragioni diverse, mi trovo ad intervistare persone con storie di questo tipo, cioè quelli che vengono col barcone, detto lato pratico, e mi chiedo sempre: ma se si conoscessero le loro storie, come le conosco io, come le conosciamo noi che parliamo con loro, non ci sarebbero tante cose? Ora non entriamo nel merito. Te hai fatto una cosa geniale, nel senso che tu hai raccontato queste storie alla fascia di società che ancora si può salvare, che sono i ragazzi, che sono i bambini. Quindi io ti chiedo, secondo te, un consiglio, una proposta, quello che vuoi, come si fa col resto della società? Io allora, me lo chiedo da tanto. Secondo me i ragazzini sono abbastanza forti da poter contagiare tutti, innanzitutto. Secondo, non dobbiamo mollare la presa, quindi continuare a testimoniare, continuare a cercare di portare empatia. È solo con l'empatia che si vince la paura, no? Io quello che vedo è anche sui social a volte, no? Quando leggi certe cose davvero aberranti. Allora, c'è un mio collega che dice: no Vittoria, non dobbiamo mollare. A ogni fake news dobbiamo rispondere con i dati, dobbiamo rispondere con le storie vere, dobbiamo rispondere con senza scoraggiarsi. È un po' come una lotta civile che non può avere termine, perché altrimenti saremo tutti colpevoli. Ecco, non è un merito farlo, sarebbe stato un demerito non farlo. Io vi dico una cosa, Syed, io ho raccontato in ognuna di queste storie c'è un pezzetto di qualcosa che io ho ritrovato nell'anima. Ma Syed, che è partito a 9 anni dall'Afghanistan, mia zia di Guardia Grele, cioè la zia di mamma, la mia prozia, è partita a 8 anni da Guardia Grele verso l'Australia come minore straniera non accompagnata. Io sono sicura che tanta gente di Casoli ha vissuto l'emigrazione che ora abbiamo. E allora io so, per racconti di famiglia, quello che significava viaggiare per una bambina che arriva lì dentro. Io l'ho fatto come, cioè, i miei geni sono anche questo. Mio nonno è andato in Svizzera a lavorare, la zia è andata in Australia. Cioè, come posso io pensare di non dare un tributo ai miei avi raccontando quello che sta avvenendo e accogliendo quelli che sono qui ora? Quindi il mio pensiero è non smettere di raccontare nonostante tutto, però farlo con la forza che quei racconti hanno. Cioè, io vorrei che loro si raccontassero anche da soli. Syed adesso lo fa tantissimo, Yusra lo fa tantissimo, no? Potete cercarli sui social, insomma, troverete Yusra Mardini e Syed Asnain come persone di questo mondo che stanno, che Yusra ha fatto le Olimpiadi, insomma, ha fatto anche i mondiali quest'anno. Le prossime Olimpiadi a Tokyo, si è già piazzata per le prossime Olimpiadi. Insomma, sono testimoni che noi dobbiamo cercare di sostenere. Posso dire? E complimenti per il tuo lavoro, se poi magari mi racconti meglio in privato. Io posso dire una cosa: la risposta ce la dà Valerio, secondo me.
E invito tutti a leggere il libro perché è veramente molto molto bello. A me è piaciuto tantissimo, proprio ti immergi in queste storie, sembra di viverle, sia in ciò che succede, nei profumi che racconti quando si leggono le storie. E Valerio risponde pure alla tua domanda, secondo me, poi quando ognuno leggerà potrà trarre le proprie conclusioni. Valerio è lui che aiuta la famiglia, non è la famiglia che aiuta Valerio. Cioè è una cosa grandissima, questo ragazzo riesce a rompere le scatole, ad andare avanti anche superando non solo le sue paure, ma le paure della famiglia, perché la famiglia aveva paura. E questo è stato grande. Quindi se noi vogliamo gridare o non vogliamo rimanere in silenzio per le cose che ci accadono attorno, dobbiamo fare come fa Valerio, determinato, andare avanti e fare quello che ha fatto. Poi in quell'acqua Valerio veramente ci stava facendo di tutto, io non so se riuscirà, non riuscirà veramente, stavo anch'io adesso con l'ansia. Adesso sta lavorando come bagnino, ha trovato persino lavoro, Valerio. Grande, grandissimo. Poi ho trovato anche i profumi nei racconti, perché la piscina, cioè nella piscina le pompe, il fumo, non si vedeva più niente. Poi ha paura dell'acqua del mare, però vede la limpidezza della piscina, vede il fondo della piscina, quindi ci si incontra ad affrontare questo mare immenso che sono 45 minuti. Che cos'è 45 minuti? Non è niente. Dopodiché dopo 15 minuti non è più mezz'ora, perché il gommone, prendono questa decisione di buttarsi in acqua per salvare gli altri, di buttare quelle piccole valigie, quel ricordo, quel piccolo ricordo che si ha, lo butta in acqua e poi si buttano loro in acqua per salvare la vita agli altri. E veramente si sono superati, perché era una cosa impossibile. È la stessa cosa, avete preso le storie che mi sono piaciute di più, non so come avete fatto. Cioè, Braille, il passaggio di quando lui si porta con sé il mangiare e i profumi del suo vissuto, della sua famiglia, della sua vita, che poi vengono rubati dagli amici, e trova questo ragazzo che comunque lo aiuta, e lui si sente smarrito, cioè proprio per non avere più nessun punto di riferimento, non avere più un'ancora dove aggrapparsi. Il fatto è tutto, poi, per chi non ci vede. Sì, e poi il bellissimo passaggio, lui a casa si muove discretamente bene, però con la cecità si muove lentamente, però la sua mente è veloce. Quello è il passaggio bellissimo, cioè lento nei movimenti, però quella mente che va oltre. Quindi sì. Quindi, suonava, amava suonare, cioè, insomma era veramente un personaggio pazzesco, sì. Quindi io mi sono un po' dilungato, di solito non lo faccio mai, ma mi è piaciuto tantissimo, proprio mi ha preso. Veramente grazie a voi, e un caro saluto anche al papà Angelo, che si distrae invece di stare ad ascoltare, però vabbè, non fa niente. Io spero che questo libro sia un po' quello che, per chi lo legge, un po' quello che è stato per me scriverlo. Per me è stato lo dicevo ad Antonella oggi, una specie di spa della mente, perché in quel momento stavo facendo cronaca nera, nell'accezione più atroce e pesante che si possa. Stavo facendo un'inchiesta sulla mafia nigeriana, quindi con quello che è uscito era veramente pesante. E quindi poi io avevo questo mio momento in cui ascoltavo questi ragazzi, mi mettevo lì a scrivere e respiravo. E quindi io vorrei che davvero il mio augurio è che chi legge possa respirare, avere un po' più ricrearsi, ecco, riprendere fiducia, ricaricarsi, perché per me è stato questo a scriverlo. Allora, un'ultima parola di ringraziamento, mi corre l'obbligo di farlo, e ripeto, l'invito a leggerlo credo che sia talmente ovvio, scontato, perché credo che la nostra scrittrice vi abbia incantato con la sua
semplicità ma profonda, ma di una persona molto intelligente. Mentre abbiamo parlato un pochino prima di per telefono, senza neanche vederci, gli ho detto: forse abbiamo una missione comune, e questa missione l'abbiamo tutti nella vita, di essere luce, di essere semi piantati. Non ho avuto tempo di citare anche questa cosa bellissima che è scritta nell'introduzione, e soprattutto un auspicio che il giornalismo sia il giornalismo di buone notizie, perché altrimenti a volte aprire un giornale, una rivista, sembra di immergersi nella selva oscura del male, e questo deprime tutti. Invece ecco il sì luce a cui voglio questo binomio luce tenebre, che la luce possa veramente sconfiggere il male. Auguri e complimenti. Grazie ancora a tutti voi per essere stati qui, grazie a chi ha organizzato questo festival, all'amministrazione comunale, insomma, per questa opportunità per noi tutti di stare insieme e condividere. E allora sentiamo già le prime prove. Sì, sì, ascoltando le note. Ci sarà tra poco. Invitiamo tutti a partecipare al concerto alle ore 21 e soprattutto acquistare il libro per tenervelo e leggervelo. Quindi a più tardi con il concerto del maestro Romanowski, che sarà un'altra delizia per le nostre orecchie.